Esordio al Palasera di Migni per la Dinamo Sassari impegnata con il torneo Città di Sassari Mimì Anselmi. La prima semifinale vede impegnate la Dinamo Cagliari Academy che con una buona prova batte la pallacanestro Trapani di coach Ugo Ducarello con il punteggio di 82 a 69 e stacca il biglietto per la finale con la Dinamo Sassari vincitrice del match con la Betaland Capo d'Orlando per 95 a 87. Coach Pasquini manda in campo Banford, Randolph, Jones, Hacker e Polonara. Coach Di Carlo risponde con English, Laganà, Strautis, Eduard e Wojciechowski. La prima frazione di gioco vede le due squadre rincorrersi punto a punto e sono tutti di Sean Jones i primi 6 punti per la Dinamo. Eduard, Laganà e Wojciechowski segnano. Risponde Hacker con un tiro da 6 e 75. Strautins segna il suo quarto punto. Benford mette dentro una bomba ed un buon English segna 4 punti consecutivi. Risponde Tavernari con una tripla e Jones con una schiacciata decreta la fine del primo quarto per 26 a 28. Nella seconda frazione di gioco sorpasso Dinamo con Stipcevic e Randolph. Wojciechowski non ci sta, ma Banford firma ancora un sorpasso Dinamo ed un mini parziale di 8 a 0 grazie ad un tiro di Jones. Le squadre vanno negli spogliatoi con il punteggio di 52 a 44. Al rientro dall'intervallo lungo, la Betaland Capo d'Orlando, con un break di 7 a 3, si tiene a stretto contatto ed un buon tiro di Kulbocca porta gli ospiti ad un solo punto dai padroni di casa. Randolph e Hacker allungano e i siciliani rispondono con English ed Elas ed una tripla di Strautis decreta la fine del terzo quarto per 72 a 68. Nella quarta frazione di gioco, Marco Spissu risponde presente, segna e subisce fallo. Ancora Hacker e Achille Polonara su assist di Marco Spissu porta la squadra sul più 11. Stipcevic da 3 risponde English segnando il suo 17° punto. Kubolka cerca di accorciare le distanze, ma ad uno scatenato Rok Stipcevic decreta la vittoria per la Dinamo Sassari per 95-87.